momento questa è casa mia. E vi trovate bene? Era casa di tutti. Perciò mi stanno facendo scivaccio, dottore. Io già capo in questa. Questa è casa Borrelli, la casa di riposo che in questi giorni sta facendo parlare di sé. Per domani è previsto uno sgombero coatto della struttura e anche degli anziani che da tempo sono qui e vivono qui. E oggi abbiamo parlato appunto con i responsabili del comitato che difende casa Borrelli e con alcuni anziani che oggi con grande rammarico apprendono questa notizia. Le sorti di casa Borrelli sono legate a un filo. Per domani è previsto lo sgombero coatto della struttura, degli anziani. Oggi qual è il quadro della situazione? Allora, è questo, nel senso che noi abbiamo avuto notizia tramite giornali, però, perché non è che ci è stato comunicato, solo dal giornale, abbiamo avuto questa notizia che il sindaco con il cuore a pezzi ha dichiarato lo sgombero coatto entro domani. Noi diciamo domani dovrebbero essere prese queste 6-7 persone che hanno residenza a Pompei e le dovrebbero portare in un'altra struttura sita a Pompei. Per gli altri non sappiamo che cosa succede, non sappiamo come lo faranno, siamo in attesa e niente, stiamo aspettando loro domani che cosa fare, come muoverci anche noi, perché comunque queste persone che loro vogliono spostare non hanno nessuna volontà di andarsene, assolutamente, e quindi noi siamo qui per, domani saremo qui per difendere i loro diritti. Quali sono le ragioni addotte dal sindaco o dall'amministrazione? Allora, le ragioni addotte sono quelle legate alla sicurezza dello stabile. In effetti questa risale a una relazione del 4 aprile redatta da una società privata nominata dal comune, dall'ingegnere Calabria, che dice, il quale non dice, ecco, quello è il problema. In quella relazione non c'è scritto da nessuna parte che lo stabile ha pericolo crollo imminente, ha solo bisogno di alcune riqualificazioni per essere messo in sicurezza. Però purtroppo diciamo, l'italiano si interpreta a modo proprio, quindi l'architetto Marino, che sarebbe il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Pompei, ha pensato bene di dire invece che questa struttura è a rischio crollo. Però noi pensiamo che se fosse stata veramente così, io penso che il giorno dopo sarebbero venuti i vigili del fuoco e avrebbero evacuato la struttura. Non mettevano a rischio tutti questi mesi 30 persone, insomma 30 ospiti, più le persone che ci lavorano, più i parenti che li veniamo a trovare. Quindi non so, a me questo mi sa un po' di una scusa, qui loro vogliono aggrapparsi per sgomberare questa struttura. Ci sono situazioni disoneste nel vero senso della parola. C'è gente che è debole e che ne approfittano di questa situazione. È una cosa vergognosa che alla città, al palazzo di città, palazzo di Fusco, ci sono amministratori che prima di definirsi tali dovrebbero andare a scuola elementare delle varie amministrazioni per impararne gli elementi basilari. Cosa dice questa relazione? È una relazione proprio fiacca, fragile, perché la verità viene sempre occultata. Basta soltanto leggere con attenzione ciò che scrisse l'ingegnere Fiorenza, l'agibilità di questa casa. Il resto è tutto messo in discussione. Il 2016. La casa di riposo Borrelli deve vivere perché appartiene ai poveri. È stata donata ai poveri e i poveri sono i veri eredi di questa casa.